Allora, il pacchetto è arrivato, lo stavo aspettando da qualche giorno, sono molto contento che sia arrivato. Lo apriamo subito. Che cosa contiene? Contiene una grande novità. E quello che vedete è un pacchetto molto piccolo, leggerissimo. Apriamo la scatola. Dentro c'è il documento di trasporto e un sacchettino. Dentro questo sacchettino abbiamo questo oggetto che è uno spettroscopio per smartphone. Quindi in pratica lo colleghiamo attraverso questa clip protetta da una gomma morbida per non rovinare il telefono. Lo appoggiamo direttamente sopra la fotocamera del telefono, in questo modo, abbastanza semplice. Quindi si prende e si mette sopra così. Ecco fatto. Abbiamo montato lo spettroscopio sul nostro telefono. Cosa dobbiamo guardare? Qui c'è una vite in particolare che serve per orientare la fenditura dello spettroscopio. Sappiamo che c'è una fenditura normalmente verticale, però nel nostro caso, poiché utilizzeremo il telefonino in maniera orizzontale per avere uno spettro più largo, dovremo considerare che la fenditura, anziché essere, adesso lo vediamo in questa posizione, quindi anziché essere in verticale in questo modo, deve essere in verticale in quest'altro modo. Qui c'è una vite di regolazione che consente di orientare correttamente lo spettroscopio nel caso lo dovessimo montare in modi diversi per poter raggiungere la fotocamera. L'utilizzo è molto semplice, abbiamo detto, devo indovinare l'obiettivo della fotocamera che coincide esattamente con lo spettroscopio. Diciamo, grosso modo è questo. Dopodiché accendo il telefonino e vediamo in diretta come funziona. Allora, vediamo adesso dal telefonino come utilizzare lo spettroscopio per smartphone. Abbiamo immesso sul telefonino, inserito questa clip che tiene fermo e abbiamo centrato lo spettroscopio sulla fotocamera. Abbiamo naturalmente bisogno di un'app, questa app che troverete poi nella descrizione si chiama Spectral USB. Che è questa, che prevede l'utilizzo del telefonino in orizzontale, in questo modo. Abbiamo un menu di scelta di attivazione dello spettroscopio o ricaricare i dati salvati precedentemente. Apriamo lo spettroscopio e quindi noi vediamo adesso in alto, vediamo lo spettro come viene visualizzato, ingrandito. Possiamo attivare la parte di registrazione del grafico. Ovviamente in questo momento lo spettroscopio non è calibrato, quindi quello che noi vediamo qua sotto sono le righe calcolate in pixel e non in lunghezza d'onda in nanometri. Dovremo puntare questo spettroscopio su una lampada a fluorescenza per poter calibrare su due punti ed è una cosa molto facile.